Salve e benvenuti a History Gaming. In questa puntata parleremo della Firenze del Rinascimento, quella culla immortale che nell'Europa del post anno 1000 e soprattutto nell'Italia post anno 1000 ha dato via a un'epoca che tutto il mondo ci invidia. Per questo viaggio però avremo un compagno molto particolare, il videogioco Assassin's Creed 2. Grazie alla grande ricostruzione che il gioco ha fatto della Firenze del tardo 400, potremo indagare questo grande periodo che appunto tutto il mondo ci invidia in una maniera diversa e soprattutto innovativa. Siete pronti? Sigla e andiamo a Firenze! Assassin's Creed 2 racconta di Ezio Auditore, nobile fiorentino la cui vicenda si svolge tra il 1476 e il 1499. In questi anni egli attraverserà buona parte dell'Italia dei tempi, dalla campagna toscana fino a Venezia e Monteriggioni. Tuttavia è nella città di Firenze che si ambienta una parte consistente della sua storia. Per la precisione parliamo della congiura dei pazzi, il famoso attentato contro Lorenzo il Magnifico. La città torna poi protagonista più avanti, rievocando il breve periodo di governo di Girolamo Savonarola. Al di fuori delle vicende sia storiche che di finzione, Firenze è però divenuta protagonista virtuale, oltre che reale, grazie all'accuratezza che i creatori di Assassin's Creed 2 vi hanno riversato. Tra i monumenti più famosi ricreati nel virtuale troviamo la Basilica di Santa Maria Novella, le chiese di Santa Croce e Santa Trinità, il Palazzo della Signoria, il Ponte Vecchio e, dulcis in fundo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la sua immortale cupola progettata da Filippo Brunelleschi. Ultimata nel 1470, la cupola di Santa Maria del Fiore è davvero un miracolo dell'architettura, tanto nel virtuale quanto nel reale. Non stiamo usando il termine miracolo con leggerezza. La cupola è tuttora la più grande in assoluto per quanto riguarda quelle costruite in muratura e 600 anni dopo ancora non si hanno certezze su come Brunelleschi ce l'abbia fatta. Storici, studiosi e architetti hanno elaborato molte teorie autorevoli e verosimili, ma per quanto accreditata un'ipotesi rimane pur sempre tale. E a differenza di molti altri segreti, quello della cupola di Firenze è un mistero che rimarrà tale. Mastro Filippo si è portato il segreto nella tomba. L'accuratezza della ricostruzione virtuale di questo monumento è tale che la facciata della cattedrale è raffigurata incompleta. È un altro dettaglio assolutamente sensato, in quanto negli anni in cui si ambienta la storia, la facciata della chiesa non era ancora stata ultimata. Tuttavia, la città virtuale include anche luoghi meno noti al grande pubblico, come il Mercato Vecchio e l'Ospedale degli Innocenti, quest'ultimo altra opera di Brunelleschi. Oltre Arno, invece, troviamo l'ovvio Palazzo Pitti, che oltre a essere oggi polo museale, è stato, a partire dagli anni 50, luogo simbolo dell'alta moda italiana. A questo riguardo, il gioco sceglie di ambientare lì la destituzione di Savonarola. Chiaramente non abbiamo notizie che sia stato davvero così, ma Palazzo Pitti ha il doppio pregio di essere una location sia plausibile che scenografica. Per quale motivo, pure al netto delle licenze poetiche che vedremo dopo, Assassin's Creed 2 è memorabile?
perché la sua simulazione ha saputo cogliere quell'essenza del Rinascimento che va oltre la sola riproposizione di città e monumenti. Questo perché, come in ogni cosa, il diavolo sta nei dettagli. La cosa più difficile da catturare di un'epoca è la sua atmosfera, il suo spirito. Assassin's Creed 2 c'è riuscito, ma il suo pregio sta da un'altra parte. Il gioco Ubisoft ha la sua forza nell'aver costruito una convincente illusione e di averlo fatto in più campi. A partire proprio dalla città, che prima ancora di edifici è fatta di esseri umani. Gli abitanti della Firenze virtuale sono tanti, parlano tra loro, gesticolano, litigano, si danno il buongiorno. Si sentono i banditori che diffondono notizie, i mercanti che esaltano la loro merce. Ma non solo, questi pixel in movimento reagiscono, tifano nelle risse, protestano quando li si urta, rimangono basiti quando Ezio fa qualcosa di strano come arrampicarsi sugli edifici, a volte lo commentano con un'ironia tutta italiana, forse anche aiutata dal doppiaggio italiano. Lo stesso Ezio Auditore è talmente ben inserito nel contesto, sia come atteggiamenti che come collocazione cronologica, che molti sognano o pensano che sia davvero esistito. Dobbiamo poi considerare che per Assassin's Creed 2 il compito era ancora più difficile, perché ambientare un'opera nel Rinascimento non è solo fare una città credibile. Quando parliamo di Rinascimento ci riferiamo infatti a un fenomeno particolarmente unico, che nasce come uno stacco dal periodo medievale per caratterizzarsi come riscoperta dell'antichità classica e di quanto c'era di buono, saggio e condivisibile in essa. Si puntava a comprendere meglio la natura e le sue dinamiche, a voler capire le sue invenzioni e a collocare più consapevolmente l'essere umano in questo disegno. Potremmo quasi dire che è proprio in tale periodo che si cristallizzò la differenza tra giustificare e capire, e che quest'ultima è l'obiettivo dell'indagine. Ecco quindi che nacque l'umanesimo, il cui incontro con la scienza generò una grande amicizia che tracciò la strada per il futuro. Questa mentalità ebbe la fortuna di incontrare un momento storico particolarmente favorevole, capace appunto di cogliere l'opportunità che la creatività è ricchezza e la ricchezza è creatività. Ciò rese l'Italia, pure al netto delle sue instabilità politiche, come un'isola di avanguardia, nonché uno dei territori più ricchi e prosperi del mondo di allora. In un mondo dove una casa di mattoni era ancora appannaggio solo del borghese più agiato, in Italia era praticamente lo standard per quasi ogni città e paese. In un mondo dove ci si accontentava di sterrato e vecchie strade smozzicate dal tempo, in Italia si costruivano quelle grandi opere che oggi sono simboli di quell'epoca che tuttora ci affascina e ci fa chiedere come ci siano riusciti. Ecco quindi che la maschera che ci accompagna veramente in tale epoca non è più Ezio, ma il suo buon amico Leonardo da Vinci, comprimario essenziale che aveva già capito tutto. A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi, non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura magari, o l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo. Voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna. Siete molto cara. Quindi, l'essenza del Rinascimento rievocata da Assassin's Creed 2 c'è tutta. E allo stesso tempo, è tutto bellissimo? Sì. È tutto perfetto? No. In effetti, la domanda a questo punto è: quanto c'è di vero, topograficamente e geograficamente, nella Firenze ricostruita da Assassin's Creed 2? Anche in questo caso molto, ma non significa che non ci siano delle licenze poetiche anche abbastanza importanti. Di nuovo il diavolo sta nei dettagli, ed Assassin's Creed 2, pure nella sua grande accuratezza, pecca su diversi aspetti. Partiamo col dire che la città è un po' troppo piccola, quasi compressa. Chiunque conosca un minimo la conformazione della città vedrà che molte porte sono collocate troppo in alto o troppo in basso rispetto alla planimetria reale, interi quartieri sono ridotti o assenti e le strade sono a volte o troppo larghe o troppo strette. L'anno dopo la pubblicazione del gioco, gli sviluppatori hanno ammesso che le dimensioni delle loro ricostruzioni virtuali sono grandi circa un quarto di quelle reali. Significa quindi che non solo le proporzioni dello spazio urbano sono chiaramente falsate, ma pure che i progettisti virtuali devono fare non poche reinterpretazioni topografiche.
Non solo, ricreare la città in scala 1:1, oltre a essere proibitivo per la tecnologia a disposizione, a livello di design sarebbe deleterio in quanto gonfierebbe troppo i tempi di percorrenza. C'è poi qualche errore fatto per ragioni di trama. Il più vistoso è la presenza sulla mappa dell'imponente Palazzo Auditore, abitato dalla famiglia del protagonista. Si è scelto di collocarlo nel distretto di San Giovanni. Ovviamente nella realtà storica la famiglia Auditore non è mai esistita e di conseguenza anche questo edificio è una finzione. Anche un dettaglio come quello della facciata di Santa Maria del Fiore è accurato da un lato ma sbagliato dall'altro. A fine 400 la facciata era sì incompleta, ma presentava ancora l'aspetto provvisorio in legno. In questo senso il gioco rielabora la facciata odierna, la cui realizzazione risale però all'Ottocento. E infine l'elefante nella stanza. L'assenza del battistero di fronte a Santa Maria del Fiore. La Firenze di Assassin's Creed 2 manca infatti di questo importante monumento e le ragioni di questa esclusione rimangono, anche dopo tutti questi anni, non chiarite. Una risposta ufficiosa da parte di Ubisoft è che il battistero non c'è per via di limiti di programmazione, che però pare più una non spiegazione. Il battistero era troppo simile a Santa Maria del Fiore? La sua presenza avrebbe attirato ancora di più l'urbanistica della città, costringendo a comprimere troppo la cattedrale? Non erano riusciti a inventarsi nessuna sequenza o attività collaterale da ambientare al suo interno? Purtroppo queste domande rimangono senza risposta. Certo, altri sono stati più severi. Nel 2010 la redazione del Corriere Fiorentino fece provare Assassin's Creed 2 a Luciano Artusi, fiorentino doc e allora direttore del calcio storico. Egli spese parole davvero lusinghiere per la ricostruzione di Firenze, definendola addirittura eccezionale. Tuttavia non mancò anche di sottolinearne i numerosi errori e licenze poetiche. Anche per lui, naturalmente, l'assenza del battistero rimane l'errore più grave. Altre cose sono invece più specifiche. La ricostruzione perfetta dell'ospedale degli innocenti contrasta con la mancanza della chiesa adesso annessa. Ugualmente, la statua di Nettuno che nel gioco gli troviamo di fronte, nella realtà è inesistente. In Piazza della Signoria non ci sono dettagli come la tettoia dei Pisani. Ugualmente, il chiostro di Santa Croce è ricreato alla lettera, ma nel gioco presenta un campanile che in realtà non c'era. Su alcune di queste, però, Artusi concesse il beneficio del dubbio, ipotizzando che fossero scelte fatte per rendere alcune parti della città più riconoscibili ai non fiorentini. Tuttavia, questo fare le pulci evidenzia di nuovo sia il fare di necessità e virtù da parte degli sviluppatori, sia come all'estero sopravviva ancora una visione, se vogliamo, idealizzata e romantica dell'Italia. A questo punto dipende solo dal singolo quanto e come perdonare tale condotta. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio. In questo excursus la Firenze del Rinascimento si è aperta a noi, tanto nel virtuale quanto nel reale, per regalarci un'idea di quello che doveva essere l'infinita creatività che ha caratterizzato quell'epoca irripetibile chiamata Rinascimento italiano, tanto nel virtuale quanto nel reale. In sé è evidente, e l'abbiamo visto, come Assassin's Creed 2 non è fatto da italiani e si nota anche da numerosi grandi e piccoli dettagli, ma allo stesso tempo il fatto che una simulazione talmente accurata sia venuta fuori e sia venuta fuori soprattutto in un'opera di intrattenimento dal successo planetario, perché parliamo di Assassin's Creed 2, ha fatto più di 9 milioni di copie distribuite nel corso degli anni, indica quanto il nostro paese sia ancora tanto amato, celebrato, visitato, in un certo qual modo voluto. Quindi alla fine non è solamente una grande bellezza, è una grande ricchezza che non dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo raccontare e dobbiamo conservare ogni giorno di più. Grazie per averci seguito e al prossimo video!